Il doping è l'uso o abuso di sostanze medicinali con lo scopo di aumentare artificialmente il rendimento fisico e le prestazioni dell'atleta. Il ricorso al doping è un'infrazione sia all'etica dello sport sia a quella della scienza medica. Si definisce doping l'utilizzo di qualsiasi farmaco che senza precise indicazioni sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni al di fuori dell'allenamento. Bisogna poi sottolineare che nessuna di queste sostanze agisce solamente dove dovrebbe. Tutti i farmaci, anche quelli usati nel doping, hanno effetti su più funzioni dell'organismo umano. Nel tentativo di modificare un parametro, se ne modificano anche altri. Questi effetti collaterali devono sempre essere tenuti presenti perché possono mettere in pericolo la vita stessa dell'atleta. Tutti gli atleti devono essere uguali in gara ed è solo questa uguaglianza a permettere la determinazione del migliore. Questi valori, sui quali si fonda tutto il mondo dello sport, sono messi in dubbio dal doping. Questi casi, emersi negli ultimi 10 anni, rappresentano solo una piccola parte di un fenomeno molto diffuso. Hanno portato a sospettare che i record raggiunti nelle ultime 5-6 edizioni delle Olimpiadi siano stati il prodotto di un farmaco più che dell'allenamento. Il doping non è più ormai un problema solo dello sport agonistico. A questo si aggiunge il fatto che oggi non si considera più il farmaco come estremo rimedio in caso di patologie significative, ma si ricorre anche solo per sentirsi meglio. Una soluzione con cui si può sconfiggere il doping non è solo accentuando i controlli e le punizioni, ma con una maggiore opera di rieducazione allo sport e alla salute. Inoltre, il doping è stato riconosciuto come un reato vero e proprio. I regolamenti sportivi lo vietano, specificando strettamente le tipologie e le dosi di farmaci consentiti, e mettono per iscritto l'obbligo per gli atleti di sottoporsi ai controlli antidoping, che si effettuano mediante l'analisi delle urine e del sangue. Gli atleti che risultano positivi all'analisi vengono squalificati per un periodo più o meno lungo, e in certi casi si può arrivare alla squalifica vita. Il Comitato Olimpico Internazionale ha istituito un'apposita agenzia, la WADA, che si occupa della lotta al doping. Negli ultimi anni in Italia e altri paesi il doping è diventato un reato per frode sportiva. È del 14 dicembre del 2000 la legge numero 376 che dice disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping. È punibile sia l'atleta che fa uso di sostanze dopanti, sia il medico che le prescrive o le somministra, sia chi fa commercio dei farmaci vietati. I paesi dell'Europa dell'Est hanno applicato il doping in maniera sistematica nel periodo che va dagli anni 50 agli anni 80, soprattutto sugli atleti che partecipavano alle Olimpiadi. Poco si sapevano gli effetti collaterali dati dalle sostanze somministrate agli atleti, mentre evidenti erano i miglioramenti dei risultati agonistici, specialmente per le atlete donne che venivano trattate con ormoni maschili. Ciò ha portato gravi danni fisici e psicologici per molte atlete e c'è anche addirittura chi, come la pesista Heidi Kreiger, che è stata costretta, visti ormai enormi cambiamenti nel fisico, a diventare uomo. Casi particolarmente clamorosi di doping sono stati quello di Ben Johnson, qualificato ai Giochi Olimpici di Seoul nel 1988, dopo aver vinto la corsa ai 100 metri piani e stabilito un nuovo record del mondo che venne annullato. Il caso di Marco Pantani, escluso dal Giro d'Italia del 99 alla vigilia della penultima tappa, mentre era in testa alla classifica, è quello di Marion Jones, che confessa sul doping e per questo è privata di tutte le sue medaglie olimpiche. Una delle ultime sorprese relative al doping è stata la positività al test del ciclista Alberto Contador, vincitore degli ultimi due anni del Tour de France. Attorno al fenomeno del doping c'è un giro d'affari che in Italia è stimato in circa 600 milioni di euro.